Benvenuti in questo nuovo video di Libero Libro. Come qualcuno saprà, non sono molto ligia nel pubblicare video sul canale YouTube, però devo dire che mi sto affezionando a questo piccolo angolo e a questo momento con voi. Ho deciso all'inizio dell'anno, forse ancora prima, che farò sempre video molto brevi, di massimo 3 libri, perché i video troppo lunghi mi annoiano. Un po' per il montaggio, io sono un'imbranata mizza, quindi non vorrei allungare più di tanto, però un pochino ci provo, almeno ci provo. Bene, bando alle ciance e vi parlo delle ultime 3 letture che ho fatto. La 12ª pagina è uno storico fantasy di David Liss, ambientato in un'Inghilterra che sta affrontando un cambiamento sociale ed economico importante con l'avvento delle industrie. Lucy, la protagonista, è una donna emancipata rispetto alle donne dell'epoca e, nonostante non ha mezzi propri, farà di tutto per reclamare la propria indipendenza, fino a trovarsi nel dentro della lotta di potere tra luddisti, coloro che non vogliono le industrie, e un governo pronto a tutto per fermarli. In Lucy raffiora alla memoria arti magiche legate a lei e alla sua famiglia, arti che porteranno forse alla risoluzione del conflitto e che permetteranno alla protagonista di raggiungere l'indipendenza tanto agognata. Interessante la mutazione della protagonista, da fanciulla fragile e insulsa a donna matura e capace di prendere in mano la situazione, un fascino nuovo per il lettore che sicuramente si appassiona a tutta la vicenda. La 12ª pagina di David Liss è accattivante, è scritto con maestria, unisce il mondo della lettura classica con quello della magia. La trama è ben strutturata e, nonostante l'autore metta in campo molti personaggi, fa in modo che ognuno di essi sia ben tratteggiato e rimanga vivo nella mente del lettore. La 12ª pagina è elegante già dalla copertina e dall'impaginazione, peccato per il fondo piccolo, scelta non in linea con tutto il resto, ed è proprio per questo piccolo particolare che ho rischiato di non proseguire la lettura, e credetemi, sarebbe stato un vero peccato. Dopo 8 scene in luogo privato, ascolto su Storytel Fedeltà di Marco Missiroli, un libro che regala al lettore l'attesa di quello che potrebbe accadere, ma che in realtà non si avrà mai certezza se l'accaduto avvenga realmente. La narrazione di Missiroli è incalzante, il libro è basato sul malinteso. I protagonisti, Margherita e Carlo, sono una coppia come tanti, ma tra loro si insinua l'altro e l'altra. Il tradimento che i due credono l'uno dell'altro ci sarà mai stato o è solo un mero pensiero? Che cos'è la fedeltà? Si può essere fedeli a una sola persona o a se stessi per tutta la vita? Interessante è la trama, ma soprattutto è interessante come viene sviluppata. L'autore dà voce a entrambi i protagonisti, lasciando che ognuno esponga i fatti in base al proprio vissuto, sviluppando le vicende sotto due punti di vista differenti, ma alla fine dell'accaduto ho avuto la forte sensazione di artificiale, di un libro costruito a tavolino più per stupire. Mi lascia l'amaro in bocca anche come vengono affrontati i rapporti familiari. Sembrano fittizi e in alcuni momenti poco credibili. Peccato, perché la penna di Missiroli mi affascina un bel po', ma soprattutto perché Fedeltà poteva avere tutte le carte in regola per stupire. Allora, adesso parliamo di un libro per bambini che io consiglierei anche per gli adulti, e si tratta della seconda avventura di Freddy il Rospetto. Questa volta è Freddy il Rospetto alla ricerca di Mattia di Fabio Carapezza. Leggendo le prime pagine si ha la sensazione che anche il lettore sia stato in letargo tra un'avventura e un'altra, e al risveglio tutti si rincontrano. Anche io ritrovo Freddy e mi accorgo che mi è mancato. Io lo leggo in treno, una compagnia avvolgente per la tratta Porto San Giorgio Trieste, e come per il primo volume mi lascia del buono dentro, una voglia smisurata di abbracciare qualcuno, perché i valori dell'amicizia qui sono elevati alla potenza. Mattia, amico di avventure vissute l'anno prima, è scomparso ed è stato rapito dallo schindividui. Freddy, venuto a conoscenza dell'accaduto, parte insieme al cane meticcio e un po' filosofo Platone alla ricerca di Mattia. Un viaggio intervallato da avventure, pericoli e incontri. L'autore nel primo volume incentra tutto su temi ecologici con un risvolto morale, temi attuali oggi più che mai. Nel secondo prosegue la denuncia toccando gli istinti più bassi dell'umanità: sete di vendetta, la smodata bramosia di potere, l'egoismo, quello più assoluto che rovina ogni rapporto. Carapezza non si smentisce, riesce a intrattenere, affascinare,
Il rospetto Freddy alla ricerca di Mattia è un libro per i più piccoli e le illustrazioni di Emma Maria Dragoni arricchiscono il volume rendendolo un gioiello prezioso. Un libro, quello di Carapezza, che è una favola con inevitabile insegnamento da estrapolare. Ognuno è artefice del proprio destino, indipendentemente dal sentiero che si decide di percorrere. Io credo che sia un libro da leggere insieme ai piccoli perché aprirà i cuori dei più grandi. In conclusione, i libri sono un incredibile tesoro di conoscenza e divertimento. Speriamo che questo video ti abbia fornito alcune idee su quali libri potresti leggere in futuro. Non importa quale sia il tuo genere preferito o il tuo stile di scrittura preferito, c'è sempre un libro là fuori per te.